Viviamo in un'epoca in cui gli uomini hanno realizzato un notevole benessere di ordine materiale. Nella lunga storia del Kali Yuga, la presente età del ferro, non c'era mai stato uno sviluppo simile nella scienza, nella tecnologia. Ma tutto questo non è stato accompagnato da un pari progresso spirituale. Mentre sono molto avanti nelle scienze cosiddette empiriche, che studiano il mondo materiale, la scienza dello spirito è ignorata dalle grandi masse. Da questo che cosa deriva? Che l'umanità vive in uno stato di continui conflitti, insoddisfazioni, ricerche vane. Si volge in tutte le direzioni per trovare una soluzione ai numerosi problemi che deve fronteggiare, ma tutto risulta vano. L'uomo sente di vivere in uno stato di provvisorietà. Ci sono ideali contro ideali, stati contro stati, religione contro religione. Persino le religioni che dovrebbero appunto accomunare gli uomini e portarli verso Dio, al giorno d'oggi creano in certi casi notevoli conflitti. E sono ben lontani da una comprensione, un aiuto reciproco, affrontare insieme i problemi del mondo. Una volta c'era un giovane che sentì parlare che in un'oasi c'era una fonte che chi beveva della sua acqua non aveva più sete per sempre. Così si mise a cercare lacrimente questa oasi che nessuno era mai riuscito a trovare. Ecco che sentì parlare appunto di qualche cosa di simile in un certo luogo. E allora, pieno di speranza, andò in quel luogo. Era un'oasi più rigogliosa delle altre, in cui si sentiva un'aura di pace e beatitudine. Ecco che mentre era lì seduto all'ombra delle palme, gli si avvicinò un altro giovane. Gli disse: tu sei venuto a cercare l'acqua che toglie la sete per sempre. Sì, disse il giovane, proprio quello che sto cercando da molto tempo. Non sono mai riuscito a trovarlo. Dice: vieni con me. Lo portò dal suo maestro,
chi vive in quell'oasi. Quello iniziò appunto la disciplina spirituale. Finalmente la sete che tormentava la sua vita, la vera sete spirituale, fu placata. Dopo aver raggiunto la conoscenza, questo giovane era immerso in uno stato al di là dei desideri, al di là di qualunque conflitto, sia con se stesso che con gli altri. Quindi quest'acqua che toglie la sete per sempre viene distribuita dal Maestro. La gente cerca di spegnere la sete con l'acqua di questo mondo, ma la sua vera sete, che è la brama del possesso, del potere, delle ricchezze, non viene spenta. Sono tutte quelle ricerche vane che rendono difficile e inutile, sciupata la vita dell'uomo. Sì, naturalmente, se abbiamo un corpo fisico, dobbiamo mantenerlo nel modo migliore, ma dobbiamo comprendere che i nostri guadagni, no? Le nostre ricchezze, le conoscenze che acquisiamo sono solo un mezzo per realizzare una conoscenza più elevata. La conoscenza del nostro spirito, la conoscenza di Dio. Se non realizziamo questo, la nostra vita è veramente sciupata, vissuta in vano. Così i maestri vengono proprio nel mondo con questo compito. Non insegnano le scienze di questo mondo, non vengono per portare ricchezze, poteri, vengono per insegnare come trovare dentro di noi il bene più elevato dell'esistenza. Ma non è facile trovare un maestro. Vedete, la gente va a cercare persone che compiano miracoli o che vestano determinati ornamenti oppure che prometta, come era il caso del Cristo nel suo tempo, che promettesse una liberazione da qualche calamità, da qualche giogo, come a quell'epoca gli ebrei aspettavano il Messia che li liberasse dalla servitù dell'impero romano. Ma Gesù disse: il mio regno non è di questo mondo, non sono venuto a rendervi liberi da qualche giogo esteriore, ma dalle catene che voi stessi avete creato dentro di voi, che vi legano ai vostri sensi e alla vostra mente.
Così è difficile trovare il maestro, perché il maestro non veste ornamenti particolari, non vive in maniera diversa dagli uomini medi del suo tempo. Il Cristo era un falegname, vestiva come tutte le persone del suo tempo. C'era un sultano, famoso per la sua saggezza, il sultano Omar, che viveva in mezzo alla gente, si mescolava col popolo. In questo modo era in grado di conoscere le loro vere esigenze. Era molto amato. Ecco che un sovrano di uno stato vicino, per ringraziarsi il sultano, gli regalò un grande numero di tagli di abito. Gli disse: con questa stoffa potrai vestire tutto il tuo popolo. E allora cosa fece il sultano? Distribuì questa stoffa a tutto il popolo, che poté farsi degli abiti. E con l'ultimo scampolo di quella stoffa fece un vestito identico anche per sé. Disse: adesso sono veramente uno di voi. Così i maestri vengono fra noi, affrontano i nostri stessi problemi di vita, hanno le nostre stesse vesti, si guadagnano da vivere come ogni altra persona e, per così dire, si nascondono agli occhi di chi non abbia veri occhi per vedere, ma che è in ricerca autentica, allora è il maestro che lo trova. Non siamo noi che troviamo il maestro. Apparentemente sì, lo cerchiamo. Compiamo una ricerca. Talvolta facciamo chilometri e chilometri, migliaia di chilometri anche per andarlo a trovare. Ma poi è lui che ci scopre. Come fa un cieco a trovare uno che ci vede? Così il maestro ha occhi per... No. Vedere chi è veramente assetato di spiritualità. Così c'era un re che si era ritirato a vivere nella foresta. Aveva abbandonato tutti i problemi del suo regno, anche gli onori, le comodità, il potere. Si era ritirato a vivere come una scelta. Ecco che, saputo questo, un giovane vuole andare a interrogarlo, a vedere perché, qual era stato il motivo che l'aveva spinto a abbandonare gli agi della reggia. Così si spinse nella foresta, fin quando incontrò
questa orecchia era divenuta una scelta. Viveva semplicemente in una capanna. Mi chiese: voi una volta eravate un re, avevate potere su tanta gente, un esercito, ricchezze smisurate a vostra disposizione. Come mai vi siete ritirato nella giungla? Disse sì. Una volta godevo di tanti agi apparenti, ma cosa successe? Che un giorno venne a corte un saggio e mi disse: ora vedi, tu qui hai ogni cosa che i mortali di questo mondo potrebbero desiderare. Vivi una corte sfarzosa, no? Disponi di servi, no? Soldati, ricchezze, ma un giorno dovrei abbandonare tutto. Non ti potrei portare dietro niente con te nell'aldilà. Andrai completamente spoglio. Allora, dopo aver a lungo meditato, cos'è? Decisi di fare. Pensai: devo abituarmi, no? A quando abbandonerò questo mondo e non mi potrò portare via niente con me. E allora mi sono ritirato. Dopo aver ricevuto le sue istruzioni su come meditare, mi sono liberato di tutto. Mi sono già abituato al mondo nel quale dovrò andare dopo l'inevitabile mio trapasso. Dice appunto Guru Nanak: seguite qualcuno che vi insegni dove dovete andare dopo la morte. Qualcuno che vi accompagni sia in questa vita che nell'aldilà. Allora quello vi aprirà veramente davanti a voi le porte dell'eternità. Diventerete immortali mentre siete ancora in questo mondo. Quando vi sarete liberati della schiavitù dei vostri sensi, avrete acquisito il controllo della vostra mente, allora sarete spirito immortale e neanche la morte potrà più toccarvi. Questo è ciò che viene a insegnare il maestro di tempo in tempo. I maestri cambiano i propri abiti, ma il potere che abita dentro di loro è sempre identico. Non muta attraverso il tempo. È l'eterno potere di Dio, potere di Cristo, potere di Maestro, che è capace appunto di darci una ricchezza che rimane con noi per sempre.
Una volta un giovane chiese al maestro perché ci sono così poche persone che seguono la via dello spirito. Sono tutti presi da cose di questo mondo, beni materiali, eccetera. Perché così pochi invece sono portati a seguire la via dello spirito? Disse il maestro, ritorna più tardi e te lo spiegherò. Ecco che poco più tardi questo giovane andò ancora dal maestro e disse, maestro, devo andare a comprare il pane per tutta la comunità. Non ci sono più soldi in cassa. Come posso fare? Allora il maestro prese un anello preziosissimo e disse, guarda, ti do questo anello. Vai nella strada dove ci sono tutte le bancarelle di gente che vende bigiotterie, cose di poco conto. E digli quanto ti danno, chiedi quanto ti danno per questo anello. E quel giovane andò nella strada di bancarellai, fece vedere questo anello. Nessuno voleva comprarlo. Dicevano, questo anello non vale nulla, non ha nessun valore. Ecco, così questo giovane tornò sgomento del maestro. Dice, bancarellai nessuno ha voluto comprare, dice, dicono che non vale nulla. Dice, mi ha detto, bene, adesso vai nella strada dove ci sono i gioiellieri. Prova a farlo vedere. Guarda quanto ti danno. Andò nella strada dei gioiellieri. Fece vedere a uno, due, tre negozianti. E poi tornò dal maestro, trionfante. Disse allora, sei stato dai gioiellieri, scegli quanto ti offro. Quello che mi ha offerto di meno, mi offre 1000 monete d'oro. Dice, quanto pane ci puoi comprare? Con 1000 monete d'oro ci compro pane per la comunità per tutto l'anno. Vedi perché così pochi sono pronti a seguire le vie dello Spirito. Perché non conoscono il suo valore. Credono che sia una cianfrusaglia venduta dal maestro per chissà quale motivo egoistico. No. E allora sono pochissime quelle che riescono a apprezzare un simile gioiello. Diceva Kabir, io sono uno che vendo il Naam, la parola divina, ma pochi sono quelli che lo comprano, perché vendo il Naam pesandolo su una bilancia, su un piatto della bilancia metto il Naam, sull'altro piatto metto teste di uomo. Se uno non è in grado di tagliarsi la testa e metterla sull'altro piatto della bilancia, non compra la mia merce.
Dobbiamo abbandonare al Maestro, corpo, mente, anima, avere tutto quello che possediamo. Dobbiamo metterlo nelle mani del Maestro e rinunciare a tutta la nostra volontà perché diventi la volontà del Maestro. Il Maestro non vuole le nostre ricchezze, il Maestro non vuole il nostro applauso, no? Non vuole onore di questo mondo. E richiede soltanto che noi raggiungiamo l'abbandono. Quando ci abbandoniamo veramente al Maestro e facciamo nostri i suoi insegnamenti, allora raggiungiamo la vera realizzazione. Conoscenza, amore, felicità. Nell'abbandono al Maestro tutto viene realizzato. Ma chiesero una volta a un maestro: sono più importanti i santuari dove vanno milioni di persone, o sono più importanti i santi? Rispose il maestro: se non ci fossero stati prima i santi, non ci sarebbero neanche i santuari. Ma purtroppo la gente è portata a seguire i maestri del passato, i santi del passato, e nelle varie religioni viene venerato il Cristo, Buddha, Maometto, Nanak, ma maestro vivente che è l'autentico portatore del messaggio, che fece grandi gli antichi maestri, maestro vivente, viene dimenticato. Le folle si riversano nei templi, nei santuari, nelle città sante, così via. Fanno il bagno nei fiumi sacri, vanno nelle moschee, nelle sinagoghe, così via, ma dimenticano il vero santuario, che è appunto il maestro del tempo. Perché è così importante il maestro del tempo? Perché ci insegna come trovare un altro santuario, altrettanto importante, lo spirito divino che è dentro di noi, il nostro santuario interiore. Se non troviamo Dio interiormente, non lo troveremo in nessun luogo della terra. Per questo gli uomini non lo trovano, lo vanno a cercare esteriormente. E naturalmente, se uno va a cercare il ghiaccio nel deserto del Sahara, non lo troverà mai. Oppure se va a cercare di scaldarsi, no, al Polo Nord. Così gli uomini, anche per quanto riguarda la loro religiosità, sfiorano soltanto la ricerca,
leggono le scritture, cercano di praticare una vita morale, ma manca loro l'esperienza dello spirito che può essere impartita solo dal Maestro. È stato così in tutti i tempi. Così il Maestro non ci chiede ricchezze. Il Maestro non cerca qualche cosa che non sia il benessere del discepolo. Vuole renderci come lui, darci la sua stessa conoscenza, il suo stesso amore. La beatitudine che lui ha realizzato per grazia del suo Maestro. E viene per darci tutto questo. Il grande Maestro Savan Singh era un ingegnere. E raccontava una cosa importante. Diceva: quando io sono andato a dare esami di laurea all'Università di Roorkee in India, c'erano che dovevo diventare ingegnere, laurea in ingegneria. C'erano tanti ingegneri che sedevano al tavolo degli esaminatori. Dopo aver passato l'esame mi disse: adesso sei come noi. Adesso sei uno di noi, disse Savan Singh. Questo è il compito del Maestro. Non abbandonarci mai, fin quando non ci ha ricondotto alla casa del Padre, il quinto piano. Al di là dello spazio e del tempo, al di là dei sensi e della mente. Il Maestro non è soddisfatto e non ci abbandona mai fino a quando non abbiamo raggiunto questa meta. Gli amici di questo mondo ci lasciano quando qualche calamità si abbatte sulla nostra esistenza. Il Maestro invece non solo ci accompagna quando tutti gli altri ci abbandonano in questo mondo, e ci accompagna anche nell'aldilà, dove nessuno, amici, parenti, medici, sacerdoti, nessuno ci può accompagnare in questo passo finale. Quando tutti, volenti e nolenti, ci abbandonano, il Maestro accanto a noi. E la sua forma radiante ci scorta. Nelle regioni imperiture.
Ecco, quindi questo è il compito autentico dei maestri del più alto ordine, che vengono di tempo in tempo su questa terra. Naturalmente si parla dei maestri del più alto ordine, che però vengono almeno dal quinto piano, ma non della miriade di istruttori, che possono solo condurci ai primi gradini del viaggio, ma non alla meta finale. Così come Kabir chiedeva teste di discepoli per distribuire il tesoro della parola, così anche il maestro chiede il suo compenso. Il suo compenso, appunto, è vedere che il discepolo segua il cammino, che progredisca in amore, conoscenza, gioia di vivere. Perché più ci avviciniamo a Dio, e più la nostra gioia di vivere aumenta. Perché Dio è la fonte stessa, l'origine di ogni beatitudine. Più progrediamo sul cammino, e più i problemi si allontanano dalla nostra esistenza. Questo è il vero compenso del maestro. Vedere che i suoi discepoli stanno progredendo a grandi passi. Nella sua ultima lettera, mio maestro che fa sì, mi scrisse appunto, la scrisse pochi giorni prima del suo trapasso, e disse: niente mi renderà più felice del vederti progredire speditamente sul divino cammino. Quindi questo è il più elevato compenso dei maestri.